Cari quaddisti, buongiorno. Ultima gara dell'italiano. Abbiamo due titoli già assegnati. Abbiamo un primo piano e mi sembra proprio una moto di campione italiano QX2, Mattia Torraco. Quinto al campionato europeo quad cross, campione delle nazioni 2010, un leone del campione del trofeo delle nazioni 2011, veramente è stato un leone, dopo gara 1 matematicamente campione italiano QX2. Mattia, a te la parola. Hai detto tutto tu. Diciamo che qualcosino ho vinto, al contrario di qualcun altro. E niente, oggi è stata la prima manche, una passerella, perché io dovevo fare i 18 punti per vincere il campionato italiano. E basta, è andata così, terzo, ero secondo fino alla fine, poi ho fatto passare Andrea sulla bandiera, perché non mi ero accorto che il traguardo era 50 metri più avanti. E Andrea ha preso subito, si è infilato. Sì. Non cambiava nulla, perché tanto comunque... È comunque una grande gara, perché sì, per lui ti ha tenuto, insomma, sì, anche lui si sta dimostrando competitivo. Se ricordiamo che stiamo parlando del quinto classificato al campionato europeo quad cross e dell'Andreino che ha fatto il sesto classificato al campionato europeo quad cross. Sì, diciamo quindi che due piloti internazionali. Il quinto e il sesto non sono due risultati effettivi, ecco, perché i risultati effettivi sono altri, sono quelli che abbiamo fatto durante le manche. La quinta e la sesta posizione sono date da noi prima, dal campionato prima abbiamo generale. Fatto tutto il campionato, però io comunque ho fatto due podi all'europeo, che non ci credevi all'inizio dell'anno, non ci credevo, però comunque è segno di un miglioramento molto, ecco. E niente, per quanto riguarda oggi comunque vabbè, il Tony è un altro passo, comunque molto veloce. La prima manche è andata così, la seconda mi impegnerò. Darai battaglia a Tony? Ma io spero di fare di più di quello che ho fatto, anche se penso che io non devo dimostrare niente a nessuno e niente, ecco. Tony è comunque un pilota, l'abbiamo visto, ama guidare molto al limite. Sì, questo sicuramente. Ama guidare molto al limite. E il campionato Mattia Torraco se l'è già portato a casa. Sì, il campionato se l'è già... Niente, io dovevo venire qua per vincere il campionato. Punto. Che è fondamentale partecipare. Anche perché ti ricordo che ho vinto 10 man su 11, tranne questa qua, quindi sono 10 man su 12. Penso che per il momento nessuno le abbia mai vinte. Tutti dicono che il campionato QX2 è un campionato che non vale niente, però vengono tutti nella QX2 a cercare di vincerlo. Allora c'è qualcosa che non va, forse. Ma assolutamente, sicuramente la qualità tecnica che porta Nicola nella QX1 è però se io fossi un pilota che comunque vorrei fare qualcosa andrei nella QX1, non nella QX2. E parliamo di questo, Mattia Torraco 2012. Beh, io sicuramente andrò nella QX1 senza nessun problema. E quindi si accetta la sfida? Spero di sfidarmi. Ma vedremo qualche scarenata Montalbini Torraco. Sicuramente se sarò lì non la risparmierò. Come non ho mai fatto. Spero di riuscire quest'inverno ad aumentare ancora un po' e basta, dai, cosa ti devo dire? Ho Mattia, vinto il campionato, vincerlo una volta potrebbe essere una sorpresa, la seconda consecutiva. È un sinonimo di certezza, di concretezza, di intelligenza tecnica del pilota, perché ricordiamo che basta uno zero per veder vanificato un campionato. Infatti è quello che è successo qua nella prima manche. Comunque bisogna fare una buona prestazione e nella seconda saremo liberi. Ma nella seconda ti dirò, adesso vedo come vado, se me la sento cercherò di mettere un po' di fastidio al Tony, altrimenti ti ripeto, non devo dimostrare più niente a nessuno. La festa c'è già, la festa l'abbiamo già fatta, cioè, anzi ti dirò, ho già bevuto un po' di vino, quindi non so come andrà a finire, che ti fanno le chilometro e non so come andrà a finire. E ti ripeto, bisogna prima vincere qualcosa prima di poter parlare. Un punto dove Mattia sente di dover lavorare per raggiungere un podio nell'europeo, per essere all'altezza di Nicola, all'altezza di Roman. Essere all'altezza è una parola grande. Non ci sembra che tu sia tanto lontano. È un punto dove Mattia ritiene di dover lavorare. Ce ne sono tanti di punti. Uno soprattutto... Non esageriamo. No, pochi, io sono via. Sincero. Ecco. Uno sicuramente la resistenza, perché comunque i 30 più 2 sono ancora
una bella sfida, ecco. Poi dipende dalle piste. Io sulle piste lisce, con pochi buchi, riesco forse a dire qualcosa in più. Quando ci sono tante buche così, forse la tecnica mia non è ancora, devo affinarla e cercando di stancarmi di meno, ecco. Io mi stanco di più di quello che devo. Arrivi più con più affanno verso la fine, e quindi verso la ma fine lo guido, non guido come andrebbe guidato il cuore in quelle situazioni lì. Più fluidità, via. Sicuramente bisogna aumentare la confidenza con il mezzo, imparare ancora un sacco di cose, curve, salti, eccetera. E ricordiamo poi un'altra cosa: non sei un pilota professionista, hai la tua attività. No, io... e dal lunedì al venerdì sì, difficilmente puoi essere in pista. Al contrario di molti altri, io comunque ho un'altra attività e io devo guardare quell'attività lì. Io ritaglio tutto il tempo quando il mio negozio è chiuso e ti ripeto, fare quello che sto facendo io è già tanto. Ma di più è difficile, perché no, quando dovrei, si vince Mattia di più dovrei non andare a lavorare per fare ancora di più, però io sono già contento così e di quello che dicono gli altri posso dire. Ma mi sembra che parino sufficientemente le classifiche. Infatti, il campionato italiano è tuo 2010 e tuo 2011, credo che questo sia più che un dire, un leggere. E sì, ma qualcuno forse non lo legge. Non so, io sono ciechi, ho bisogno degli occhiali. Forse è meglio che qualcuno vada a leggere le classifiche e tutto quello che è stato vinto fino ad oggi. E poi, magari, se può ancora parlare, parli. Ma non mi sembra che c'è ancora da parlare. Grande Mattia, complimenti per la vittoria, complimenti per la gestione del campionato, della gara, e ti aspettiamo per una gara 2 veramente all'insegna del divertimento. Vedremo se berrò ancora vino o no. Mattia, due parole sulla vecchia volpe del Giuliano Cozzi, che ti ha seguito nel 2010, ti ha seguito nel 2011 e campionato europeo. Cosa ne pensi di quest'uomo? Che forse non ce ne sono altri come lui, anzi senza forse. Vabbè. Sicuramente il merito è di lui, di tutti i meccanici, di tutte le persone che lavorano dietro le quinte, che ci forniscono delle moto che sono comunque delle moto al top in tutta l'Europa. Lui è uno che non molla mai. E questo è importante. Eccolo qua che arriva con i baffetti, Nicola Montalbini. Ma io come faccio un emulo di bianchi? Un emulo di bianchi, signori, guardate Nicola, è un grande. Perché quando eravamo al Pont de Vaux, che c'erano i poster da firmare, lui invece di firmare i poster mi faceva i baffi e il pizzetto e poi li dava la gente. Grande Nicola. Mattia, vabbè, complimenti. Grazie. Uno spettacolo. E da parte di tutti, dal baffetto alla Nicola. Grande Mattia. Signori, dal Team Cozzi, campione italiano 2011 QX2 e campione italiano 2011 QX1. Da questi punti di tifero è tutto.